La visita all'interno del villino, accompagnati dalla proprietaria, la quale ha diciamo delle cose da dirci, soprattutto ci spiegherà un pochino come è strutturato. Prego. Sì, salve. Allora, questo è il villino caposchiera di questa serie di villini a schiera, e infatti è il giardino più grande degli altri ad angolo. Saranno 50-60 metri di giardino. Ah sì, non so se si vede bene la vista, che è bellissima. Sì. Proseguiamo, entriamo dentro. Purtroppo sì, non c'è ancora l'allaccio della luce, no. E è una giornata senza sole, quindi... C'è l'allaccio, però si deve attivare. Cioè, non c'è la luce artificiale, voglio dire, no? Allora, questa è la zona giorno. Cioè, fuori la parte pavimentata che si può mangiare fuori. Questa è la zona giorno con agrocoltura. E... c'è la predisposizione per il camino o per una stufa economica a scelta del proprietario, e se no c'è anche l'impianto di riscaldamento dove si devono mettere solo i radiatori e l'eventuale appunto caldaia se non sceglierà quest'altro tipo di riscaldamento. Qui sotto saranno 25 metri quadri e altri 25 metri quadri di sopra. Questa è la scala interamente in legno per andare al piano di sopra. Ora vogliamo fare salire al piano di sopra? Sì. O interrompiamo qui e facciamo un altro filmato per il piano di sopra, forse è meglio. Ok. Iniziamo la visita del piano di sopra con Olimpia, sì, la proprietaria, abbiamo già vista, e poi Olimpia. Sì. Allora, l'accesso di sopra è tramite questa scala che è interamente in legno massello, tutto è stato appena fatto nuovo, tutto ristrutturato. Allora, qui c'è il disimpegno dove c'è l'accesso tramite tre porte a una camera, una cameretta e il bagno. Questo è il bagno con tutti i sanitari essenziali e il piatto doccia, che è anche messo, insomma, si può mettere una tenda, un divisore, e sopra c'è il... Ecco, io noto che sono tutti nuovi. Sono sì, nuovi. È tutto nuovo. Tutto interamente... Sopra c'è il lucernaio che lo stiamo inquadrando. Sì, una porta che si può anche aprire volendo. Sì, adesso vediamo le due camere. Questa è la camera più grande, matrimoniale, e si può... da cui si accede al balcone, è un balcone molto grande, vivibile, quindi si può anche stare fuori con un tavolino delle sedie, saranno 8 metri quadri. E la camera da letto si può anche... sì, questa è la strada per andare a fare delle passeggiate, perché siamo proprio nel parco dei Monti della Laga, vicinissimi al lago di Campo Tosto, sì, al Gran Sasso. Questa è una delle strade che portano ai percorsi di passeggiata. Oh, qui sopra noi vediamo un soppacchino. Sì, questo è predisposto per poter fare un armadio a muro. Ah, bene. Sì. Oppure anche questo, oppure uno scrittoio, insomma. Sì, c'è una nicchia, sì. Oh, ritroviamo il bagno che abbiamo detto, sì, qui c'è una stanzetta. E qui c'è una cameretta che è molto piccola, è sufficiente per mettere un letto. Di un bambino. Sì, o anche un letto a castello. E qui sul lato si possono mettere delle scaffalature per gli abiti. Mm. Oppure potremmo mettere, volendo, per chi è single, oppure per chi non ha figli, uno studiolo, un sì, posto dove... E qui le scaffalature per un armadio a muro, per il ricambio degli abiti. Tutti opere di bricolage che può fare il proprietario senza bisogno di... Oppure su misura, qui oppure ci sono su misura, sì. Va bene, allora riprendiamo un attimo di nuovo il balcone. Sì. Con la vista vediamo che purtroppo manca il sole e qui vediamo, diciamo... Ma qui l'esposizione è buona perché volendo si può stare al sole o anche se d'estate fa caldo. Stare più all'ombra, si può scegliere in giardino quale esposizione preferire. Grazie.